Ignoffo, dicevamo prima proprio con Ottavio Palladini che è qui vicino, una gara aperta, poteva vincere la Samp, potevate vincere voi, ne ha guadagnato lo spettacolo davanti a 4.000 spettatori. Siamo contenti sicuramente della prestazione fornita, noi eravamo di più se avessimo portato a casa l'intera posta, però dall'altra parte, come ho detto prima, abbiamo trovato una grande squadra che nelle qualità individuali secondo me è molto importante e siamo riusciti a arginarli bene nel primo tempo, anche se abbiamo fatto fatica, e poi il secondo tempo abbiamo fatto molto meglio sia sotto l'aspetto dinamico, sotto l'aspetto fisico, che anche sotto l'aspetto delle situazioni create. Una Samp che naturalmente gioca più o meno con gli stessi uomini già da più di un anno, quindi sicuramente soprattutto sulla catena di destra siete stati in difficoltà nel primo tempo. Di là Guerriero ha trovato un brutto cliente da affrontare, però il ragazzo si è mostrato pronto a battere colpo su colpo, un paio di volte l'ha fermato e siamo ripartiti noi di là, quindi comunque situazioni che poi in una partita di calcio con squadre forti capitano, però devo fare veramente un plauso importante alla mia squadra per la maturità mostrata, per l'attenzione e per aver affrontato una partita a viso aperto, come avete detto anche voi, e comunque in maniera importante. Rimane comunque la prestazione sicuramente da parte di Unchieti, che nel secondo tempo ha fatto qualcosina in più. Potevamo sfruttare meglio quelle due o tre situazioni tra Forgione, Touré e anche il colpo di testa di Sini, se non sbaglio, che potevano andare meglio, però ci prendiamo comunque un pareggio e andiamo avanti per il nostro percorso. Siamo all'undicesima giornata, c'è ancora tanto da fare. Siete tutti lì? E siamo tutti lì, e quindi questo denota il fatto che questo è un campionato dove non puoi mollare un centimetro con nessuno. Spettacolo, musica, intrattenimento e poi lo sport, insomma un binomio, anzi un quadrinomio se vogliamo, bellissimo. Abbiamo abbinato tutto e questo ci fa piacere, sono felice per quello che è stata la giornata di oggi, ho visto gente contenta negli spalti, ringrazio la Curva Volpi, ringrazio tutta la tifoseria, una coreografia da brividi spettacolare, sono stati veramente grandi e ancora più grandi perché poi so che quella frangia là soprattutto fa dei sacrifici importanti per seguire la squadra sia fuori che in casa, e di conseguenza ancora di più grazie.